bye Da metà Genova, metà Siracusa. <ride> Oggi facciamo praticamente delle pillole perché parleremo di tante cose molto importanti su quello che riguarda il settore pasta. Partire dalla pasta fresca ad andare a vedere, a vedere come si comporta la pasta in tecnologia, l'utilizzo dei grani principali e, e poi dopo una, il tipo di cottura delle paste ripiene. Faremo delle paste aromatizzate, riprenderemo dei gusti tipici siciliani, un po' innovativi, un po' tradizionali come il pistacchio, la mandorla, sul tradizionale, innovativo vedremo una pasta con le acciughe, il vino bianco, il prezzemolo nel pastare già il, il, la pasta con gli eh, ingredienti di gusto ti danno già un potere di poter andare, andare già avanti con la ricetta. Negli ultimi tempi si sta lavorando verso la scoperta dei grani antichi siciliani. Sono quattro anni che, fa che mi sono messo a fare ricerca sul passato, abbiamo un po' questo ritorno finalmente, dipende un po' dal tipo di percorso che uno vuol fare, sulla pasta, sul pane, sulle focacce, sulla basseria, diciamo che abbiamo divers diversità veramente elevate. Abbiamo tantissime varietà di grano e anche, anche grano tenero oltre che, oltre che grano duro e ci permette di poter lavorare veramente bene senza dover importare quello che abbiamo visto ultimamente. Importante è, è, sono, sono i passaggi, quelli veri di come fare la pasta. Io ho portato qua della semola, della semola di grano margherito. E della semola, diciamo una miscela di blend siciliani, sia all'uovo che non all'uovo. L'avremo in trafila apposta per far capire come si può fare anche una pasta all'uovo con delle migliorie notevoli che sono riguardanti alla, alla croccantezza, al palato, alla parte gustativa, ma alla parte di digeribilità del prodotto. Una pasta di grano duro fatta bene, cotta bene, beto, quanto ha una digeribilità inferiore a un'ora, un incroci un molto basso. invece... Quello che troviamo in giro non è altro che a sfavore del diabete e possibilità di avere delle intolleranze alla celiachia. La domanda che le piacerebbe ricevere dall'uditorio: eh, Beh, sono. Non te no, no, eh, Diciamo che mi ha un po' spiazzato, ma recuperiamo subito. Beh, ma è vero che la pasta fa ingrassare? E lei cosa risponderebbe? Beh, se mi guardate, sì. Però beh, non è, io sono, sono un caso a parte, diciamo, ecco, comunque la, la pasta se scelta bene, quindi fatta bene, scelto il tipo di grano, scelto il tipo di semola e, e praticamente una ricetta classica poi, senza dover andare da qualsiasi parte, abbiamo praticamente tutto quello che è il contenuto che, che serve, serve per l'essere umano. Sono commosso di questo perché è una cosa me importante. Quindi è un obiettivo bello da poter parlare di Sicilia, di grano, di farine, di semole, poi, poi col professore giustamente. Un riconoscimento dato all'impegno suo in tanti anni. Grazie mille, grazie tante. Vi siete dati appuntamento a Palermo. Ci riuniamo annualmente in qualche località importante e quest'anno... Perché è caduta sulla Sicilia, su Palermo, sulla nostra capitale? Perché è un territorio che ci attira tantissimo. E che anche sia per valorizzare il nostro convegno, ma per valorizzare anche il territorio. Cosa e si aspetta da questi due giorni di ma Di vedere, di toccare con mano, con bocca anche, eh, eh, quelle che sono le, tipici, le tipicità del territorio, fatte sul posto e da, e da maestri e da cuochi professionisti, assumono un'importanza e eh, una qualità superiore. Il Pietro Piazza, il professore Pupillo, quest'oggi è una vetrina nazionale. Solidus raccoglie un po' i, tutti i professionisti che operano nel mondo del settore dell'enogastronomia. Io sono onorato di aver ricevuto nel 2012 questo premio, eh, grazie all'impegno che ho profuso nel nel collaborare con uh, un, il gruppo dei medici con cui collaboro attualmente per portare avanti un discorso diciamo, eh, di sana alimentazione a tavola, di trasmettere tutto questo diciamo, ai ragazzi del nostro istituto perché arrivano diciamo, in età adolescenziale e quindi bisogna impartire loro delle indicazioni corrette. Il messaggio intanto che vorrei venisse fuori è quello di eh, valorizzare i, i prodotti e l'eccellenza del nostro territorio e farli eh, conoscere nell'ambito nazionale e internazionale. Eh, noi abbiamo una ricchezza di biodiversità unica al mondo eh, che spesso anche noi siciliani non sappiamo ancora riconoscere. Noi... Siamo, oh, facciamo parte dell'associazione provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo. Naturalmente eh, stiamo dando l'apporto eh, per, per l'organizzazione logistica. Nella cucina, così in tutte le professioni, c'è sempre da imparare, c'è sempre da aggiornarsi più che altro perché, naturalmente, i messi di cucina è un settore della Federazione Italiana Cuochi, è un compartimento della Federazione Italiana Cuochi dove raggruppa ecco, questi messi di cucina. Chi si sente di ringraziare per aver voluto fortemente questa manifestazione a Palermo? Allora, innanzitutto la federazione italiana cuochi ma anche Carlo Romito che è il presidente, ma è tutto l'ordine dei maestri di cucina ma è naturalmente l'apporto dell'associazione provinciale cuochi e pasticceri di Palermo quindi anche il presidente e il consiglio direttivo di tutti i partner dell'istituto professionale alberghiero di Stato Pietro Prazza perché eh, diciamo, le, le dimostrazioni vengono realizzate in, in loco ti dà la possibilità ai ragazzi effettivamente vedere un po' quello che è il lavoro e la professione dell'eccellenza italiana qui è raccolta a Palermo ognuno porterà nei loro luoghi di provenienza quello di cui siamo capaci noi della nostra cultura della nostra terra ma è certamente è bello anche perché diciamo il contesto che è una scuola questa è per spronare i ragazzi a fare sempre meglio a raggiungere questi livelli che sono altissimi e noi ci mettiamo tutto per far sì di dare a loro degli input per poter arrivare eh, nella vita, ci vuole sempre quell'umiltà di voler apprendere di volere, eh, di, e di voler crescere perché apprendendo si cresce e si, e si acquisiscono sempre delle competenze nuove. Vedersi qui a Palermo per questo convegno nazionale ha una sua valenza, Palermo che si pone pronta per veicolare la nostra cucina, la nostra gastronomia, i nostri saperi, i nostri sapori. C'è un connubio anche con le, altre, con, con le altre regioni perché tutta questa gente che viene è un po' di tutta Italia anche dall'estero, c'è cioè eh, lo chef Marazzo che è, è nelle, uno del circuito dei ristoranti più famosi al mondo e più stellati che è qui e sta facendo un cooking show che è francese e quindi è tanto dire i ragazzi stanno apprendendo anche da queste fonti. Chef Caldarulo, una sintesi. Beh, sicuramente una tre giorni veramente molto, molto emozionante. Poi è bello comunque essere qui con, con i padri della cucina, con i maestri, parliamo di grossi personaggi che hanno alle spalle veramente tantissimi anni di esperienza, quindi da loro non possiamo che imparare. L'ingrediente segreto, segreto di queste tre giorni è l'umiltà, sto notando. No? Quello è l'ingrediente segreto che comunque dà quella marcia in più e fa la, fa la differenza. Perché l'umiltà è quella che comunque ti consente di arrivare ben oltre quelle che sono le aspettative che ognuno di noi, magari, ha. Un altro giorno molto interessante, eh, poi anche questi corsi dimostrativi, eh, non mi nascondo che ho, ho sentito delle nozioni che non conoscevo, quindi benvengano queste. Questo da lei. Assolutamente, no, no, dico sempre che non si finisce mai di imparare, quindi a maggior ragione, e magari non sappiamo mai chi, chi, chi abbiamo davanti, no? quindi non dobbiamo mai sottovalutare nessuno, anzi. E, bello, bella situazione, poi io sono molto legato alla Sicilia, mi piace tantissimo, mi piace. Io sono di Bari, Bari quindi pugliese, eh, però mi piace il siciliano come persona, eh, ospitalità, massima accoglienza su tutto veramente. Cosa porterà nella sua altrettanto meravigliosa Puglia di questi tre giorni padermitane? <ride> bella questa, eh, no, sono particolarmente emozionato per il semplice fatto che questa sera ritirerò un premio, un premio. Ambito un, da un bel po' di persone, parliamo del premio Solidus che eh, praticamente va a segnare un po' quello che è il professionista dell'anno 2016, di questo ne sono veramente molto orgoglioso e devo molto a questo sistema federativo, se ho ricevuto questo premio è grazie a loro perché loro hanno ritenuto opportuno che magari la, perso la mia persona eh, risponda un po' a questi cosa, requisiti. Comunque. Cosa hanno riscontrato in lei, anche per farlo capire al nostro pubblico regionale? È un po' difficile dirlo sinceramente, magari io lo chiederei a loro. Sto andando a braccio. <ride> no, io lo chiederei a loro, per il semplice fatto che è arrivata questa notizia inaspettata, piacevole, eh, piacevole senza ombra di dubbio. Io dico sempre che mh, mio padre, sin da piccolo, mi ha sempre detto guarda sempre avanti, non guardare né a destra né a sinistra. Ebbene, questi sono i risultati. E tanta voglia di imparare, tanta voglia di crescere e di mettersi sempre in gioco, questo è il discorso mai dire sono arrivato, è sempre un punto di partenza ogni singolo giorno. Stiamo portando nelle case dei nostri corregionali un tema che magari viene soltanto assaporato, ma cosa c'è dietro? I preparativi, la classe, l'umiltà, non si sapeva. C'è dietro un mondo, c'è dietro un mondo che magari eh, non, lo vediamo, non lo vediamo, però ci sono professionisti come, come noi per esempio che stanno 16 ore, 18 ore in cucina e non si stancano mai. Sacrificio, duro lavoro e siamo molto orgogliosi, comunque, di portare anche nelle case di quella che è la nostra testimonianza, quella che è la come definisco sempre no? il sudore e, e le ore buttate in cucina, veramente poi a lungo andare ripagano e di questo ne siamo molto orgogliosi. Ma cosa è quello che vi fa forti? Cioè, che cos'è che vi avvicina a questo mondo, a questi fornelli, a questo frutto della fantasia? Perché poi i piatti sì. Le, le ricette sono sempre quelle, però che si differenziano da soggetto a soggetto. Ecco, in voi cos'è che vi porta a chiudervi, tra virgolette, chiudervi fra, fra mestoli, pentole, padelle, fritture, cos'è? La cosa bella è che la cucina non ha limiti, la cucina non ha un punto d'arrivo, ogni giorno è un punto di partenza e la sperimentazione è quella che ci spinge sempre di più a a creare quella, quella forza di volontà che ogni singolo giorno abbiamo. Il fatto di scoprire è anche un altro elemento importante, la creatività. Ognuno di noi ha una vena artistica che magari ognuno interpreta a modo proprio, però comunque ognuno ce l'ha e quindi quale espressione migliore magari di, non so, di realizzare un piatto, di proporre un piatto nuovo ai nostri commensali e cercare di emozionarli, cercare un po' di colpirli con gli effetti speciali che comunque sono sempre frutto un po' di quella che è la nostra esperienza che abbiamo maturato e dalla sperimentazione e anche dalla continua ricerca avete una cucina pazzesca in Sicilia quindi ci ritorno volentieri a parte la cucina, ripeto, lo dico sempre, avete l'ospitalità che poi si avvicina anche come alla nostra, quella pugliese quindi veramente grazie avete una regione splendida. La odierna di questa nazionale convegno del, da parte di Solidus con la tua presenza qui. Sono nativo del sud Italia di Pestum e adesso vivo a Parigi, non ho, viaggio, non ho lavorato solo a Parigi, ho lavorato un po' a Londra, un po' a Madrid, sono ritornato in Italia, sono ripartito dopo aver trovato una stabilità dove sono oggi da sette anni, l'Atelì di Cioè Robuchon. Possiamo capire ai nostri telespettatori un po' questo termine, cosa rappresenta nella cucina internazionale? Sì, attualmente Giorgio Bouchon è, in, uh, è uno dei chef più stellati al mondo, con 32, 32 ristoranti, sono in piena attività ogni giorno e vorrei che a noi come executive chef che seguiamo tutte le sue, tutte le sue direttive. Un lavoro duro, costante tutti i giorni, bisogna equilibrare una vita privata, bisogna equilibrare il lavoro, quindi quando raggruppiamo un po' tutte queste cose si riesce. Cosa pensi che è servita? Perché da ogni assise che si celebra è chiaro che viene fuori un qualcosa. Per me è servita per visitare un'altra un città, un clima diverso, prodotti diversi. Ogni esperienza apporta qualcosa per poter poi modificare, trasmettere ad altri. E... È molto interessante. Fra loro si confrontano, non li vedo ognuno in ordine sparso. È molto interessante per loro la novità che qualcuno possa portare da un'altra un regione, questione di mondo, sì. Altre novità, la novità nel nostro lavoro è primordiale, è il più importante. Si impara fino alla bara. Fino alla bara, eh, questo è vero. Io sono 15 anni che lavoro. Ho, fatto, ho lavorato ai ristoranti 3 stelle Michelin, 2 stelle Michelin, oggi sono chef e ho sempre qualcosa da imparare. Qui certamente avrò imparato anche qualcosa. Chi fa questo mestiere lo fa per, una, per uno stile di vita, per essere altruista perché deve eh, soddisfare, non è una eh, lavorare perché l'azienda possa crescere, ma soprattutto perché soddisfare il palato anche perché un cliente quando entra dentro un ristorante apre la porta e si affida, la, 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 dobbiamo ringraziarlo per, averlo, uh, per essere entrato e, e fidarsi di noi, ciò significa che per noi deve essere un divertimento dare, soddisfarli per tutte le loro anche, diciamo, esigenze, voi vi avete visto qui come per fertilizzare un piatto quanto amore viene messo e non si può fare in tre minuti, sono onorato di rappresentare 2160 iscritti nella Regione Sicilia. La cucina. È un continuo evolversi, è come la moda. Io vengo dalla provincia di Salerno, dal Cilento, eh, padre della dieta mediterranea. Sono venuto veramente eh, con tanto amore perché la Sicilia la conoscevo solo per Taormina, ero stato a Taormina un paio di volte e basta. Quando poi ho, ho capito che dovevamo venire qui a Palermo, sono partiti cinque giorni prima. Ho fatto un giro per Catania, per Renna, per l'interno. Quindi, e sono arrivato poi qui a Palermo dove dall'altro tan, ho tanti tanti amici eh, anche in questa scuola ci sono ragazzi che ho avuto con me a lavorare tanti anni fa quel ragazzo che ci rappresenta all'estero è suo nipote? sì, quello è un mio nipote che eh, mh, ha fatto una bella carriera attualmente ha due stelle Michelin e sta all'atelier di Giovero non sarebbe Um, un nuovo tipo di concepire di ristorazione, lì c'è una cucina centrale e tutti intorno alla cucina come in un bar stanno seduti i clienti che guardano i cuochi che preparano e lo chef gira, parla con i clienti che sarebbe lui e porta il piatto a cliente Lei è uno di quelli all'antica, le cose antiche non falliscono mai. Quando lei prepara per una sala? Non finisce soltanto nell'opera di preparare, di cucinare, ma sta attento ai piatti se tornano vuoti o se tornano pieni. Guardi, la base del nostro lavoro è quello: che la gente, i clienti, gli ospiti devono mangiare. Se ritorna nei piatti, vuol dire che abbiamo sbagliato noi qualcosa. Eh, sì, Se ritorna uno o due: c'è il bambino, c'è il vecchietto, c'è la signora che vuol dimagrire. Io ho insegnato per oltre 35 anni pure, e ai miei ragazzi dicevo sempre umiltà, 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 solo così si va avanti. La nostra associazione in certe manifestazioni di grande respiro anche a livello nazionale e internazionale è sempre pronta ad accogliere eventi di questo tipo. Il convegno nazionale del, di Solidus è sicuramente un momento importante per la città ma soprattutto per la nostra associazione, quindi supportarli nella migliore riuscita di questo evento per noi è un motivo di grande soddisfazione. Non si può pensare che un cuoco sappia tutto, motivo per il quale ci sono nuove tecnologie, nuovi sistemi che altri colleghi vengono e spiegano in molti casi ci troviamo da docenti, da maestri, da insegnanti, da allievi anche noi, ma questo è... È una cosa che a noi sta più che bene. Quindi, un cuoco deve essere umile e deve avere sempre voglia di imparare, di, di conoscere. Quello che noi valorizziamo ogni giorno, il nostro patrimonio agroalimentare, per esempio la biodiversità, sa benissimo che non c'è niente di uguale. Io ho la fortuna di, eh, di lavorare in un istituto alberghiero come insegnante, ma allo stesso tempo di girare. L'Italia, anche al... da dove arriva? Io arrivo da Potenza, Basilicata. Quanto c'è di bello de, dello stesso prodotto che varia da, da, da provincia a provincia, nella stessa provincia, territorio a territorio? Basta che parlo della vostra Sicilia, sì. devo mangiare l'arancino, l'arancina, il cannolo da Catania Palermo, che avrà in comune molte cose, ma è differente sì. sotto alcuni aspetti. E questo però è un valore aggiunto alla nostra cucina. Ecco perché girando scopro ogni volta cose nuove. E questo è un aspetto che mi fa passare la stanchezza quando devo mettere un aereo, un treno, una macchina per conoscere i nuovi territori. Un maestro deve essere un maestro professionale, un maestro di vita, colui che deve ovviamente infondere sicurezza. La si può infondere quando si hanno delle conoscenze. Sicuramente torneranno a casa arricchiti di... Di questa formazione, di questi giorni formativi e informativi che abbiamo qui in Sicilia. Il tema principe dei laboratori mi pare che sia la pasta. Questo, noi italiani siamo un popolo di pastaioli, noi diciamo in Sicilia di pashtari. Sì. Come federazione, eh, stiamo lavorando sul discorso della cucina italiana, nel 2017 organizzeremo questo gran premio della cucina mediterranea sì, che sì, a, a, durante l'Osta a Milano, per cui lì parleremo a tutto tondo dei, dei nostri prodotti dal pomodoro, dal, dal formaggio, dal pesce azzurro e alla pasta però quel concorso deve valorizzare proprio questo prodotto chiedendo a dieci nazioni estere di venire qui a cucinare la pasta e oggi la pasta, questi laboratori della pasta ben si sposano con i nostri grani, con l'aver riscoperto i grani antichi di Sicilia, che non che li abbiamo dimenticati, ma li abbiamo accantonati. È meno male che si fa cultura, globalizzare un prodotto, un consumo. Per alcune aziende questo fa comodo, ma a noi cuochi siamo ambasciatori del territorio tocca scoprire, riscoprire, conoscere, andare dal contadino, io uso il termine sporcarsi le scarpe di terra, non con la divisa addosso però attenzione, la divisa deve essere portata in cucina e quindi and andare a conoscere anche le difficoltà di coltura, di in questo caso dei grani stessi e penso che tranquillamente un ospite eh, non possa che gradire che un cuoco vada alla riscoperta di questi prodotti, quindi evviva questi grani di Sicilia. Io ho conosciuto una realtà frizzante, delle teste molto... Eh sì, è molto bello interagire con gente che comunque ti pone delle domande ben precise, eh, motivate, solide e interagisce con te. Il messaggio che parte da Palermo e da questa convenzione nazionale è un messaggio significativo, un messaggio chiaro, tanti esempi sono stati portati, tante positività. Ogni tante esperienze che messe a frutto a livello nazionale fanno sì che un convegno del genere ci si può ritirare nelle proprie origini di provenienza soddisfatte. Che ne pensi? Io vedo tante sinergie possibili, il ricercatore oggi, come dicevo poco fa, deve uscire fuori dai laboratori e deve raccontare alla gente che cosa ha scoperto, che cosa eh, si può fare per migliorare la, la, la salute, per esempio, oppure la qualità di un prodotto. Oggi l'occasione è stata quella di incontrare gli amici di Solidus, che sono secondo noi un portatore di interesse fondamentale, perché li abbiamo eh, soprannominati gli opinion maker, insieme ai medici di base. Gli chef sono fondamentali per far arrivare un'informazione ai consumatori e fare un percorso di educazione alimentare corretto perché gli chef raccontano nei processi comunque di, di, della ristorazione raccontano eh, l'identità del prodotto raccontano il valore che c'è dietro un prodotto per cui tutte quelle informazioni che in questi anni abbiamo scoperto per esempio sul grano duro siciliano Un assertore dei grani siciliani Sì, io sono un, sono un sostenitore sì, ma, sia perché sono siciliano ma anche perché come dicevo dai progetti di ricerca abbiamo veramente dimostrato che il grano siciliano ha dei punti di forza che possono essere poi trasferiti a un prodotto finito e raccontati a un consumatore che può riconoscere magari sullo scaffale un valore aggiunto a quel prodotto. Il più importante tra tutti è che i prodotti del grano duro sono a basso indice glicemico, ma aggiungiamo a questo un altro plus che è il grano siciliano e a basso rischio di contaminazione di micotossine, che sono sostanze cancerogene che non devono essere presenti negli alimenti, che però per normativa europea sono consentiti entro una certa soglia che in Sicilia non raggiungiamo del Varesotto, dalla provincia varesina prealpina, l'ha colpito di più? Sì, perché hanno organizzato un, un progetto vero e proprio secondo me che è quello dei ristoranti della salute. Cioè è possibile andare al ristorante per esempio e avere l'informazione che in quell'ora, due ore che sono al ristorante, eh, non, non nutro soltanto la, il mio senso, ma eh, aiuto anche la mia salute. Questo secondo me è, una, è un messaggio molto, molto forte che potremmo anche organizzare in Sicilia. Traendo una sintesi su questi tre giorni? Eh, una sintesi è. Per me è stata un'esperienza un, un molto importante. L'esempio della processa Traina. <ride> la di Napoli. Adele Traina è un, un, un io la, la chiamo la dottoressa della salute perché lei riesce in uh, sintesi a trasmettere e comunicare in maniera efficace uh, la necessità che abbiamo di scegliere i prodotti salutistici per tutelare la nostra salute. Purtroppo però quando parliamo di agroalimentare parliamo anche di interessi, interessi economici. Eh, il ruolo del ricercatore o del medico è quello di dire le cose come stanno per poter alimentare un, un percorso di tutela della salute. Naturalmente ci può essere qualcuno che non è d'accordo magari, allora lì bisognerà trovare una sintesi e un incontro per provare a, a costruire un percorso comunque di valore anche nel rispetto però della salute. Ricordiamoci una cosa che noi in Sicilia siamo... Abbiamo una sorta di paradosso perché siamo la regione che dovrebbe raccontare in maniera più forte il, la dieta mediterranea e dall'altra parte abbiamo la più alta incidenza invece di obesità infantile, che significa poi avere tra 20, 30 anni, 40 anni costi di, eh, eh, sanitari superiori perché il bambino grasso oggi sarà un, bambino, un uomo grasso domani, con tutte le patologie cronico-degenerative che l'obesità o il sovrappeso eh, eh, innesca. Ha raccontato un episodio che le è capitato a Napoli che mi sembra. Che è la chiosa dell'essere qui oggi, perché a volte sa, si può spiegare tanto in tante parole, però con un episodio si può essere chiari più di mille parole. Mi è capitato che io ero a un, eh, un convegno nazionale sulla prevenzione primaria attraverso lo stile di vita, quindi alimentazione, attività fisica e non fumare. E io allora ho cominciato a parlare, e chiaramente il mio pallino qual è? Il danno più grosso a livello diciamo, di in, non dire ingrassare, ma della malattia del diabete, di tutte le malattie, praticamente è la farina raffinata. Che è quello che ci propinano con i bambini, i prodotti da forno, cioè, eccetera, le pizze, il pane bianco che c'è nelle, nelle mense. Nel... Per l'uditorio, chi c'era? Quell'uditorio c'era il padrone del grano tenero che esporta in tutto il mondo. Allora, io, per fortuna, avevo vicino a me un mio amico cardiologo alto e bello. Di prestanza fisica. Di prestanza fisica, perché io sono piccola. So che fa, si alza? Si alza verso di me e mi voleva quasi schiaffeggiare per dire che io dicevo menzogna, insomma hanno cominciato a urlare come un pazzo ed era lui in errore perché noi abbiamo sempre, portiamo avanti l'evidenza scientifica, non c'ho nessun interesse, speriamo che tutti questi cuochi che ho visto sono sensibilissimi al discorso del grano perché noi abbiamo questa forza in Sicilia e in, eh, in Puglia di avere il grano senza sostanze cancerogene Quindi il veicolo che parte usufruire dai nostri dei nostri grani prodotti, usufruire dei nostri prodotti non abbiamo bisogno di importarli dagli altri posti non è vero che abbiamo bisogno di importare perché dobbiamo usare i nostri prodotti e portarli avanti maestro Triolo l'abbiamo vista davvero motivato, partecipe, quasi sanguigno come si dice, Ma... dalla nostra parte intervenire io sono attaccato fermamente disgraziatamente a quelle che sono le nostre materie prime perché sono le migliori in assoluto al mondo specialmente poi non parliamo dei grani noi da 30 anni che sviluppiamo pasta per cui io ho un pastificio, un cannolificio poi mi occupo di catering per cui per me lei, anche quando vado a fare i catering in Italia o all'estero io mi porto le mie materie prime ma perché? Perché hanno delle caratteristiche che non hanno uguali Queste quattro ore piene attraverso i laboratori della pasta Qualcosa che è venuto fuori a parer suo, che è stata utile, a parte le conoscenze che aveva? Allora, ognuno di noi ha la nostra formazione, però è una formazione acquisita dall'esperienza, acquisita da alcuni corsi di cucina che abbiamo fatto, dalla scuola berghiera che abbiamo usufruito. Oggi è stato un concentrato di sapere perché? Perché per noi è vitale sapere quali sono le fasi igienico-sanitarie, strutturale di una pasta, di come viene fatta, cotta o conservata e dai una sicurezza ulteriore al commensale, per cui io più è la mia preparazione in merito, più riesco a essere fruibile nell'ambito della ristorazione. A tutti i colleghi e lo dico sinceramente vi fidate intanto dei grani che arrivano da tutto il mondo, il migliore è il nostro, che è meno contaminato di tutti gli altri. Un'altra cosa, se vi capita fatevela voi la pasta, non la comprate quella industriale che non serve a niente. Giorni palermitana, dove sono arrivati il meglio di quanto potesse raggruppare Solidus. Anche in questa circostanza, la dieta mediterranea è protagonista: è protagonista di un sistema che vede insieme le eccellenze dei cuochi le associazioni più rappresentative a livello nazionale e vede un protagonismo di territorio, di operatori che si occupano di trasformare le materie prime. L'Associazione Provinciale Chef e Pasticceri di Palermo ci ha accompagnato in questi anni, in tutte le nostre attività nei laboratori, nei cookie show per la Fiera della Biodiversità. È un'alleanza che abbiamo stabilito, è un ponte rispetto alla salute e alla biodiversità agricola. E allora oggi è protagonista la Dieta Mediterranea proprio per questo nostro coinvolgimento e proprio perché, come esperti, stamattina. Giuseppe Russo con Adele Traina hanno riportato in primo piano l'importanza dei grani duri di Sicilia e della trasformazione in pasta e negli atti elaborati. Nel menù abbiamo inserito stasera mh, le verdure spontanee di Sicilia, e omaggeremo ai chef premiati un libro delle verdure spontanee di Sicilia edito da IDIM e del professor Rosa Riuschi che di Anna Geraci. Questa è la nostra forza. La Nostra temperatura, cioè ciò che noi riusciamo a produrre con la nostra terra è frutto di questo clima, di questa passione anche che Madre Natura ci ha regalato. Questi prodotti sono eccezionali, sono eccezionali e, da un punto di vista del nostro modello di Idimed, eh, vengono fuori dalla mh, pazienza, dalla capacità degli agricoltori di avere conservato una tradizione antica, secondo quelli che erano anche i modelli dei, dei loro nonni. Questa eccellenza la riportiamo in vita, la consegniamo a chi non ha la fortuna di avere questo mare, questo sole, questo clima e quindi di poter gustare i nostri piatti. Noi come istituto della Dieta Mediterranea riteniamo che i prodotti dell'eccellenza agroalimentare devono diventare un volano di trasmissione devono diventare catalizzatori di sviluppo anche attraverso il fatto che possiamo ospitare i visitatori di tutto il mondo 12 mesi l'anno a scoprire elementi importanti risorse meravigliose preziose possono diventare veramente un'occasione per rilanciare l'economia siciliana è un modo per riconoscere il valore professionale di chi diciamo quotidianamente Rappresenta la professionalità dell'accoglienza, della, del biglietto da visita, della ricettività alberghiera e di tutto quello che fa qualità e riconoscibilità per il nostro turismo. Ritengo che mh, questo tipo di manifestazioni possano servire ai nostri giovani per incoraggiarli, orientarli verso questo tipo di professioni che possono davvero. E rappresentare non solo uno sbocco occupazionale, ma eh, soprattutto un modo di dare valore a quello che è il patrimonio culturale e naturale dell'isola. Onorati come città di eh, aver ospitato questa due giorni. Palermo, con la sua affermazione di crescita esponenziale in quest'ultimo anno di presenze turistiche, da, ha dato ospitalità ed è convinta che premiazio, queste premiazioni e questo tipo di sottolineatura sul valore della professionalità eh, di tutti coloro che quotidianamente si spendono per fare in modo che il turista non solo goda delle nostre magnifiche risorse culturali, ma goda in maniera sensoriale e nel ricordo. E voglia ritornare in Sicilia, questa è la nostra scommessa. Credo che Palermo, anche col fatto che si tenga questa Assemblea qui per la prima volta, di diversi professionisti della professione dell'accoglienza, dimostra che è sempre più un luogo importante per l'economia del turismo nazionale e internazionale. Il lavoro importante dell'IDEM è dabbinato a Solidus con pasta e dieta mediterranea avere una visione comune, la visione comune è valorizzare la Sicilia attraverso la creazione di una vetrina, la vetrina delle eccellenze, dei sapori, dei territori. Noi abbiamo tanto da dire, soprattutto abbiamo una bella narrazione, ripeto, non solo dei luoghi, ma anche dei sapori. Per chiudere? Beh, per chiudere, per aprire. Noi stiamo aprendo la Sicilia, quindi c'è da lavorare, c'è da fare ancora tanto, ma credo che oggi sia maggiore autostima, perché è una delle cose importanti da provare a dimostrare, che la Sicilia è migliore di come noi spesso la raccontiamo. Palermo è una città importante, la Sicilia è ancora più importante sia per l'enogastronomia per il turismo del nostro paese, ci sono strutture e località molto qualificate. Siamo qui oggi all'istituto alberghiero Pietro Piazza e non a caso dico Pietro Piazza perché ieri abbiamo commemorato la figura dell'educatore, la figura del dirigente scolastico di formazione alberghiera, quale lui è stato e ha lasciato un tale segno che hanno voluto intitolargli uno dei più grandi istituti d'Italia. Noi andiamo dove sul territorio siamo presenti, siamo stati al mercato di San Lorenzo, è stato molto interessante per noi conoscere... Eh, aziende ecosostenibili che sono presenti all'interno del mercato, solo produzioni siciliane, eh, tutti i presidi slow food della Sicilia che ne ha quasi il doppio di qualsiasi altra regione, questo ce lo portiamo come bagaglio, naturalmente noi cambiamo località e regione ogni anno, ma eh, la Sicilia sarà rimasta non solo una pietra milare, che cosa uscirà? Abbiamo due convegni nazionali di tipo diverso, uno dei maestri di cucina con attività formative all'interno di questa scuola, ma in, nello stesso momento abbiamo un convegno all'Hotel Splendid La Torre di Mondello. Ehm, sull'alta formazione post diploma e infatti ci partecipano tutte le scuole alberghiere di Palermo insieme agli esperti del settore. Stasera a Mondello perché premieremo i sette professionisti dell'anno, fra cui ci sono figure eccellenti, che verranno premiate questa sera in una cena di gala eh, in uno dei luoghi più incantevoli. Di Palermo è anche uno dei luoghi professionali, non dimentichiamolo. Eh, con una sintesi del convegno oggi sull'alta formazione, che rimarrà a, alle scuole di Palermo come via possibile per i ragazzi che chiudono con la fase della scuola superiore e si aprono al mondo specializzato alberghiero e della ristorazione. Un occasione. Un, è bravo, un'occasione, un veicolo importante per tutti quanti. Vi abbiamo portato i professionisti tra i più importanti, non solo d'Italia ma anche del mondo in questo caso.